ci sono tanti che non sono iscritti al PD che sono in questa lista, ci sono personalità che mettono a disposizione la propria esperienza. Io mi sono sempre occupato di diritto e di diritti, sono stato sindaco di Milano, che è una città che ha mantenuto l'impegno col proprio elettorato ed è punto di riferimento nazionale e internazionale. Credo di poter dare un contributo, spero nella fiducia dei nostri elettori. La lista si chiama PD, siamo europei, PSE, che significa già di per sé come simbolo, ma soprattutto come concretezza di questa lista, di voler una lista aperta, aperta a esperienze diverse, a storie diverse, che però hanno lo stesso obiettivo, un'Europa più giusta, un'Europa più capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, con un obiettivo ben preciso, riunire la sinistra e il centrosinistra per quanto oggi umanamente possibile. Voto di 1.600.000 cittadini alle primarie hanno dato un segnale molto forte di cambiamento, quell'apertura al campo progressista, che poi il tentativo che avevo fatto io di riuscire a unire forze diverse per marciare insieme, non per dividersi a vicenda, non per aumentare l'astio, ma volendo creare le condizioni per un cammino sereno, difficile, ma diciamo che siamo ripartiti. Guardi, a Milano, parlo perché come sindaco di Milano abbiamo creato le condizioni per una capacità di inclusione, di innovazione, di internazionalizzazione, di dare risposte ai bisogni dei cittadini, ma anche di accoglienza. Siamo riusciti a farlo dopo 20 anni di governo della destra e del centrodestra. Le assicuro che invece siamo già ripartiti, i tempi saranno più brevi. Zingaretti ha vinto le elezioni primarie anche perché ha detto: guardiamo a un mondo più ampio, cerchiamo di riconquistare la fiducia delle milioni di persone che il centrosinistra e la sinistra hanno persa, e ci è riuscito in parte. Sì, crescono, però io sono abbastanza convinto, sulla base di dati oggettivi, non tanto di sondaggi, ma di conoscenza del nostro territorio, che non saranno maggioranza in questa elezione. Ci saranno, chiaramente cercheranno di creare le condizioni perché ci sia sempre più disistima dell'Europa, ma se riusciamo a dire in questa settimana che ancora manca, ma anche dopo, la verità sull'Europa, con luci e ombre, noi riusciremo a far comprendere a tutti i nostri cittadini che senza Europa non si va da nessuna parte, però un'Europa che sia più capace di dare risposte ai bisogni. L'Europa non appassiona, bisogna dare le condizioni, soprattutto dimostrare quello che è stato fatto di positivo per, non dico affezionarsi, ma comprendere che l'Europa è indispensabile. Do un dato, il bilancio europeo ha previsto 360 miliardi di euro per la coesione sociale e per la coesione territoriale nell'ultimo bilancio che è stato approvato. Io credo che questi siano segnali importanti, perché queste somme potrebbero darci, se avessimo una credibilità in Europa, la possibilità di avere una parte rilevante di questa disponibilità del bilancio europeo per dare le risposte ai nostri cittadini. Beh, è una cosa di cui sono, siamo orgogliosi, però io credo che il modello Milano sia un modello ormai esteso in tante realtà del territorio. Però voglio ribadire che l'esperienza di Milano è un'esperienza che può avere un risvolto nazionale se si seguono anche i messaggi che arrivano da altri territori. Milano è diversa da Bari, però riusciamo a fare delle cose molto positive insieme. Bisogna trovare il punto di equilibrio tra realtà diverse che hanno anche bisogni diversi e anche richieste di cittadini diversi. L'importante è mantenere radicali i nostri valori, i nostri principi, e sapere che si possono sempre fare passi avanti, ma non si possono fare passi indietro, perché i cittadini allora non ti riconoscono più.